Nuovo appuntamento di Mio Medico, siamo in compagnia del dottor Nicola Falco e oggi parliamo di ortodonzia e bambini. Dottor Falco, quando è utile iniziare con la prima visita nei bambini, una volta superato lo spauracchio un po' del dentista? Esatto, è molto importante appunto che ci sia una collaborazione da parte dei nostri piccoli pazienti, quindi l'età consigliata di solito è verso i 6 anni, anche perché per cominciare a correggere i problemi ortodontici dai 6 ai 12 anni, se abbiamo problemi di sviluppo scheletrico, diciamo che siamo ampiamente nel range in cui tutto ciò è possibile, quindi 6 anni è l'età consigliata. Qual è la differenza fra problemi dentari e problemi invece scheletrici? Sì, in pratica lo sviluppo della cavità orale coinvolge appunto sia le ossa, la mandibola e la mascella, sia i denti. Possiamo avere dei deficit che possono essere appunto scheletrici quando riguardano una di queste due parti ossee, oppure dentari. I problemi scheletrici possono essere risolti fino all'età dello sviluppo, quindi 12-13 anni, possono coinvolgere o un ipo-ipersviluppo della mandibola oppure un ipo-ipersviluppo del mascellare superiore. Per intervenire su un problema scheletrico abbiamo bisogno di un tipo di apparecchietto ortodontico definito funzionale, che ha proprio la funzione di stimolare o andare a impedire appunto una crescita non favorevole delle due parti ossee. Per quanto riguarda gli adolescenti, ad esempio, il fatto di portare un apparecchietto un tempo era considerato antiestetico. Come sono gli apparecchietti di oggi? Ok, gli apparecchietti di oggi per quanto riguarda i bambini, diciamo che grosso modo mantengono sempre lo stesso tipo di aspetto estetico, anche se non so se molti hanno presente l'apparecchietto del film della fabbrica del cioccolato, niente a che vedere con quello ovviamente, qualcosa che i bambini riescono anzi benissimo a tollerare. Poi consideriamo anche che un giovane paziente ha la capacità di adattarsi molto ma molto bene rispetto a un adulto, anche se ad oggi anche con Invisalign per esempio, un apparecchietto trasparente, sono stati sviluppati dei protocolli per cui è possibile intervenire anche nei pazienti giovani con apparecchietti invisibili, quindi è tutto un po' a discrezione del giovane paziente, ovviamente del genitore, per capire con quale dei due intervenire. È importante, come lei ha detto, intervenire al momento giusto perché il bambino ovviamente si sta sviluppando, quindi quanto consiglia una visita anche per accurare, insomma, che tutto sia a posto nei bambini o comunque negli adolescenti, ogni quanto tempo? Esatto, partendo dai 6 anni, già dai 6 anni si comincia a inquadrare il paziente, dopodiché si valuta se è il caso di ripetere la visita magari ogni 6 mesi, oppure se è un paziente che si valuta che sta crescendo in maniera tranquilla, allora una visita annuale va più che bene. Quali sono i principali disturbi dei bambini a livello ortodontico che si frequentano, cioè che normalmente accadono? Allora, come dicevo prima, è appunto l'ipo-ipersviluppo dei mascellari. Altra cosa a cui non ho accennato è anche il morso aperto, nel senso che molto spesso vediamo bambini che, avendo abitudini viziate come quella del ciuccio da bambini, che protraggono anche in età, diciamo, più adulta, ovviamente stiamo parlando sempre intorno ai 7-8 anni, che succede che il morso dentario non riesce a chiudersi e quindi restano proprio delle finestrelle
perché i bambini quando ridono fanno vedere la lingua proprio. E inoltre questo cosa comporta? È un circuito che si automantiene, perché il bambino, essendo che è rimasta aperta questa finestrella, per riuscire a deglutire spinge la lingua in mezzo ai denti, quindi la finestrella, fin quando non si interviene ortodonticamente, non riuscirà mai a chiudersi, in quanto l'ortodonzia in questi casi non solo avrà la funzione di andare a chiudere il morso, ma avrà anche la funzione di cercare di rieducare la lingua del paziente nell'andare a spingere nel punto giusto, cioè sul palato anziché fra i denti. Dottore Falco, abbiamo parlato dei disturbi a livello ortodontico nei bambini, ma a livello dentale che tipo di disturbi si manifestano? Allora, a livello dentale possiamo avere dei problemi che possono essere di affollamento dentario, cioè mancanza di spazi, oppure di abbondanza di spazi, e quindi i denti diastemati, cioè con degli spazi antiestetici. Ortodonticamente in questi casi si usano apparecchietti fissi non funzionali, che hanno appunto lo scopo di andare ad allineare i denti nelle due arcate. Dottore Falco, i bambini apprendono le tecniche dell'igiene orale dai genitori, che però talvolta danno anche delle, insomma, indicazioni sbagliate. Lei, quando i bambini arrivano nel suo studio, dà dei suggerimenti in tal senso? Sì, assolutissimamente. Una delle prime cose che faccio è quella di chiedere al giovane paziente di farmi vedere il suo metodo di spazzolamento, e molto spesso purtroppo non è quello corretto, e quindi ci prendiamo cura anche in tal senso del paziente, facendogli vedere per bene qual è il metodo di spazzolamento.